Riccardo Zonta. Sicuramente vuole fare vedere quello di cui è capace. Assolutamente. In pole. Schumacher. Secondo sulla griglia. Häkkinen. Si trova in terza posizione. Frenzel. È quarto. Al quinto posto. Irvine. Sesto sulla griglia. Coulthard. Settima posizione per. Barrichello. Villeneuve. Ottavo. Vini. E nono. Decima posizione per Schumacher. Verstappen. Undicesimo. Salo. In dodicesima piazza. Tredicesima piazza per De La Rosa. Quattordicesimo posto per Herbert. Fisichella. Prende il via per quindicesimo. Wurz. Partirà sedicesimo. Diciassettesimo è Zonta. Button. Al diciottesimo posto. Alesi. Parte diciannovesimo. Genè. In ventesima posizione. Ventunesimo sulla griglia. Aife. Ultimo, ma non ultimo. Mazzacane. Nel darvi il benvenuto alla gara odierna è evidente come la tensione salga di minuto in minuto. Il cielo è pieno di grossi nuvoloni neri. Possiamo soltanto sperare che non piova. Si accendono una a una. Quando sono tutte accese c'è una pausa che può arrivare a 3 secondi e poi si spengono dando il segnale di partenza del Gran Premio d'Australia. Ecco la partenza, la gara è iniziata. Schumacher sta regolando il gruppo. Ottima partenza, non c'è stato alcun problema. Jarno Trulli si è portato in prima posizione. Sembra che abbia urtato da qualche parte perché posso vedere dei danni evidenti nella parte anteriore della vettura. Si è impegnato davvero a fondo in questo fine settimana, sfruttando al massimo la vettura. Sì, sì, no.
ha deciso di effettuare una fermata ai box mentre è al comando. Ed ecco. Ora al primo posto c'è Barrichello. A causa di questa penalità ha perso due posizioni. Ecco passare Zonta. Rientra per una sosta mentre in terza posizione. A causa di questa penalità ha perso quattro posizioni. Ecco che si ritira, sta rientrando proprio ora nella corsia dei box. Da come guida si capisce che è in splendida forma. Rientra ai box in prima posizione. Ed ecco Villeneuve. Entra nella corsia dei box al secondo posto. Ecco il segnale, può ritornare in corsa. Trulli. In testa. A causa di questa penalità ha perso due posizioni. Guardate! Rientra per una sosta mentre in terza posizione. Sono sicuro che farà di tutto per recuperare le posizioni perse a causa di questa penalità. A causa di questa penalità ha perso due posizioni. Aspettate un momento. Mika Häkkinen rientra tristemente ai box. Davvero un peccato per Häkkinen. Sta uscendo a razzo dalla corsia dei box, ansioso di recuperare il tempo perduto. Potrebbe riuscire a far suoi 6 punti mondiali. Quest'anno l'Arros ha optato per una livrea di colore arancione. È stata una vittoria piuttosto facile per lui.